Allora, buongiorno, siamo sempre qui allo stand del Dubbio, la giornata di apertura del Congresso Nazionale Forense e siamo qui con l'avvocato Francesco Notari, delegato del Foro di Roma, che abbiamo incontrato in realtà sul treno venendo appunto da Roma e abbiamo un po' origliato i suoi discorsi con i colleghi e ci sembrava che avesse molte storie interessanti da raccontare, per cui lui ha mantenuto la promessa poi di passare al nostro stand e raccontarcele di persona. Sì, in realtà la storia che stavo raccontando, che poi è una storia comune, è quella di un processo tenutosi in Svizzera, in realtà un'indagine tenutasi in Svizzera, in Cantone San Gallo, che coinvolgeva una cittadina italo-svizzera. Il pubblico ministero del Cantone San Gallo, all'esito delle indagini, decide di archiviare perché si rende conto che non ci sono gli estremi per proseguire l'azione penale e correttamente nel decreto di archiviazione aggiunge la richiesta al difensore della cittadina indagata di ricevere la parcella per l'assistenza legale svolta, perché la procura paga la parcella del difensore del cittadino indagato e innocente. Però che succede? Per lo stesso tipo di reato, coloro che avevano querelato questa signora in Svizzera la querelano in Italia e qui si rivolge al sottoscritto. Facciamo, quindi iniziano indagini al Tribunale di Velletri. Io faccio subito presente al pubblico ministero che vi era quello che tecnicamente si chiama ne bis in idem, cioè la duplicazione dello stesso tipo di reato di due indagini, la prima delle quali, sicuramente la più efficace perché i fatti erano accaduti in Svizzera, si era chiusa con un'archiviazione, quindi era assolutamente sbagliato proseguire le indagini. Ovviamente il pubblico ministero non mi dà retta, quindi arriviamo alla richiesta di rinvio a giudizio, arriviamo al dibattimento, io in prima udienza preliminarmente faccio presente la stessa cosa. Mi viene detto, avvocato, lo vediamo poi questo. Intanto facciamo tutta l'istruttoria, dico scusi, ma se c'è un ebis in idem è preliminare. Avvocato, lei non si preoccupi, io non mi preoccupo. Te la faccio breve, 4 anni di processo, tutta una marea di testimoni, udienze su udienze. Arriviamo alle conclusioni, il pubblico ministero chiede la condanna. Quando tocca a me, io preliminarmente ripresento l'istanza e il giudice in quel momento fa: aveva il computer lì sulla cattedra, digita, fa, certo, la Corte di Giustizia Europea effettivamente riconosce il ne bis in idem anche in fase di indagini, vediamo se viene recepito anche dal nostro diritto interno, sì, c'è una sentenza di Cassazione anche recentissima, va bene, quindi lei conclude per non luogo a procedere, il giudice si alza, va in camera di consiglio, esce dopo 10 minuti neanche e emette una sentenza di non luogo a procedere per ne bis in idem internazionale e fino a lì. Dopodiché fa anche la battuta, però avvocato Notari ce lo poteva dire prima. E lì capisci che ho faticato a mantenere un minimo di aplomb, perché io l'ho detto al pubblico ministero 4 anni fa, l'ho ripetuto a lei in prima udienza, non è colpa mia se i cancellieri quando trascrivono a mano fanno il riassunto, ma del resto poverini come potrebbero, volevo anche dirgli ci stavano le trascrizioni, comunque le fonotrascrizioni te le potevi leggere e quindi non è certo colpa mia. E del resto faccio presente, signor Presidente, che qui la mia assistita che mi ha pagato e che è stata 4 anni indagata, iscritta in un registro degli indagati, poi imputata, qui si deve accontentare di un... Scusate. Sono arrivate le scuse? No, non ci sono arrivate le scuse. Qui dico semplicemente appunto non luogo a procedere. Neanche ci siamo sbagliati, abbiamo perso 4 anni. Oltre al fatto che lì il difensore è stato pagato. Sì, avvocato, ho letto il decreto di archiviazione tradotto. E che vuole? Qua stiamo in Italia. Ecco,
Perché ho raccontato questa cosa ieri con i colleghi? Perché nel momento in cui noi abbiamo dati statistici, io faccio penale ovviamente, in cui si dice che oltre il 40% dei processi in Italia si chiudono con archiviazione o assoluzione, e perdonatemi, ma al cittadino va bene questo? Cioè, risorse e tempo inutili, sprecati. Non solo. A lei farebbe a te farebbe piacere stare 4 anni sotto indagine per poi sentirti dire: vabbè, no, non eri tu, va bene così. Ecco, questo è uno dei mali, a mio giudizio, del nostro sistema. Cioè un sistema in cui è vero che esiste un'azione penale obbligatoria, ma è anche vero che se ci fossero le risorse giuste, in primis un numero di magistrati corretto, le cancellerie che funzionano e quindi anche la possibilità di svolgere le indagini in un certo modo, e anche una certa mentalità meno accusatoria ma un pochino più garantista, quantomeno, ecco, qui siamo nel dubbio. Il dubbio, i pubblici ministeri in dubbio ti mandano a giudizio. Questo è una cosa che secondo me nel 2022 in uno Stato europeo, uno degli Stati fondatori dell'Europa, per tutti i principi europei che noi conosciamo, è inaccettabile. È un po' sbilanciato, diciamo così. Poi l'avvocato notario, ecco, ci ha detto appunto che questa storia non è neanche così straordinaria, perché ne avrebbe molte da raccontare, quindi forse ne faremo un format, il dubbio in treno, esatto. Grazie avvocato notario. Grazie a voi.